Allora cambio, abbiamo Bruno Martella, l'autore del gol decisivo, l'autore del primo gol del Pisa in questa stagione. Un'emozione credo particolare per te, avevi già deciso la gara col Tremoli, ma questa è tutta un'altra cosa. Sì, ho avuto altre due occasioni nel primo tempo, poi alla fine ho sfruttato quella palla che è uscita fuori dalla retta piccola e di destro l'ho messa all'angolino basso. È un'emozione incredibile perché giustamente sono 3 punti, ma abbiamo fatto una grandissima partita tutta la squadra, sin dal primo minuto non gli abbiamo concesso niente. Alla fine sei uscito per crampi, eri veramente stanco, hai dato veramente tutto. Sì, sono uscito per crampi, non ce la facevo davvero più, il primo tempo ho dato tanto anche in fase difensiva, ma bisogna dare di più ogni partita che passa. Ora pensiamo subito alla partita di sabato col Frosinone. Pisa ha dimostrato di essere una squadra anche in grado di lottare, abbiamo spesso citato le individualità in avanti, comunque anche quando c'è stato il Barletta che si è fatto vivo dopo il vostro gol avete saputo soffrire e chiudervi a protezione della porta dei pugliesi. Sì, giustamente sappiamo che dopo il nostro gol il Barletta si buttava tutto quanto in attacco e abbiamo avuto un grandissimo, anche grandissimo cuore a proteggere questo risultato tutti insieme, tutti dietro la linea della palla, sempre. E cercare di tenere il risultato fino alla fine, e ce l'abbiamo fatta. Un mister che insomma già dalle prime partite punta decisamente su di te, ti ha dato subito fiducia, è un insomma te l'aspettavi oppure magari credi di doverti giocare un po' di più il posto? No, io mi devo impegnare ogni allenamento che c'è, poi le decisioni toccano al mister, io cercherò sempre di ripagarlo sempre quando mi darà fiducia e farmi giocare. Perfetto, ringraziamo Bruno Martella, rilasciamo ai colleghi, ora breve dovremo avere anche il mister Dino Pagliari, se siete d'accordo.